lei è Anita, la moglie di Garibaldi. O almeno lo è nella finzione scenica. Siamo a San Casciano, dentro al teatro Niccolini, perché alla giunta comunale è venuta in mente una pazza idea: produrre ex novo un'opera lirica. Musiche, testi, coro, attori, tutto targato San Casciano. Infatti, anche se chiedete all'assessore Molducci cosa ne pensa della propria creatura, ha le idee molto chiare. Come è venuto in mente di far fare addirittura ex novo un'opera e di far partecipare tutto il territorio? La follia, va bene. Ma dire, metto che ha detto follia. No. Sta andando bene, tanto bene, siamo molto, molto contenti. Nonostante tantissime difficoltà tecniche per racchiudere insieme 120 persone, fra musicisti, il coro, gli attori, insomma, una cosa molto, molto impegnativa anche a livello tecnico, ma siamo molto contenti. Incrociamo le dita. Ti sfido, riassumi il tuo libretto in un minuto. Anita a Laguna sta lavando i panni, vede arrivare Garibaldi, si innamora, come ho detto, di quelli ideali, parte con lui, conosce sulla nave il tenente Rossetti e il tenente Griggs, che all'inizio l'accolgono, poi Rossetti è più dubbioso e comincia la storia accanto, a fianco di Garibaldi. Anita lo segue nelle vicende dell'America del Sud, e Garibaldi sta aiutando i Farrapos, e poi niente, quando decide di partire per l'Italia, Anita, contro il volere di Garibaldi, la segue, arriva a Genova comincia la sua vita accanto a Garibaldi nelle vicende, lo segue sempre, sembra quasi sempre il suo parere, si trovano, la storia finisce poi in Anita che si trova... No, aspetta, non lo diciamo, sennò il suspense c'è. Ci è venuto in mente perché intanto perché erano i 150 anni dell'Unità d'Italia, non esiste un'opera dedicata ad Anita Garibaldi, a quello che ha fatto e al suo ruolo, esistono film o altre cose, ma un'opera lirica no, e poi è nata spontaneamente mettendo insieme tutte le realtà musicali del territorio, mi è stata fatta una proposta di lavorare insieme, l'unico modo per lavorare insieme è creare qualcosa che riguardi la musica, che riguardi quello che ognuno fa di giorno e la passione che li lega tutti, e quindi abbiamo messo insieme tutte le realtà musicali, il coro, la banda, l'Accademia di Cerbaia, l'Accademia di San Casciano, e Claudio Teobaldelli ha scritto ovviamente il testo e la musica, e insomma per mettere insieme un po' queste piccole realtà che comunque sono una risorsa grossa per noi, anche un po' per valorizzarle. Dare attenzione a personaggi che spesso erano oscurati, almeno rispetto a quelli che studiamo nei libri di storia. E è anche il... come posso dire? È l'occasione per riunire forze diverse e... Sì, ci sono forze diverse e linguaggi diversi che collaborano per raccontare una storia, un personaggio che altrimenti probabilmente rimarrebbe all'oscuro. Un'emozione incredibile, anche perché Anita è stata un personaggio che io ho osservato con ammirazione fin da quando ero bambina, da quando all'elementare ho fatto la ricerca di storia su Garibaldi, quindi per me interpretarlo è un'esperienza grandiosa. Le associazioni che si mettono insieme, uno spettacolo culturale, l'investimento forte che in questo settore noi facciamo, e lo facciamo non solo per tenere viva la fiammella della cultura alta, perché questo è uno spettacolo che nasce dal basso e vuole fare cultura alta, e quindi ha anche una sua ambizione non comune. Ma lo facciamo anche perché abbiamo visto che dal teatro, attraverso le varie attività, i laboratori, quello che c'è intorno al teatro, per noi è importante quanto quello che c'è dentro il teatro, perché poi sono nate negli anni tantissime associazioni di ragazzi, di giovani, anche di meno giovani, che hanno
fatto sì che San Casciano sia diventato un piccolo centro culturale in senso lato vero e proprio, non solo quindi cultura alta, ma proprio ragazzi che fanno teatro, musica, danza. Anita in sé racchiude tantissime diverse emozioni, sensazioni e anche sfaccettature del carattere, appunto la sua maternità, la sua dolcezza unita alla forza dell'eroina, della combattente. Quindi è sinceramente dal punto di vista teatrale, interpretativo, molto molto stimolante.